E adesso voltiamo pagina, non parliamo più di politica, andiamo a montagna perché c'è stato un vento forte oggi in alta quota e per ben 2 volte è fallito il tentativo di completare il montaggio della nuova capanna Gervasutti. Vediamo. Sono iniziati ben prima dell'alba i lavori di preparazione per il trasporto e la messa in opera del modulo terminale del nuovo bivacco Gervasutti. Tecnici, guide e architetti hanno poi atteso le prime luci del giorno per raggiungere Ghiacciaio Frebuzze, dove nei giorni scorsi sono stati montati ed ancorati gli altri moduli dell'avveniristica struttura. Poco dopo però i lavori sono stati interrotti e il modulo è rientrato a valle. Stamattina ci siamo trovati in questo orario dove c'è turbolenza a quella quota lì e quindi l'elicottero ha beccato una discendenza e non riesce in nessun modo a portarci sul pezzo. La nuova struttura è sicuramente innovativa e dopo le prime perplessità anche i più scettici stanno cambiando giudizio. Anch'io devo dire che sono sempre stato abbastanza scettico. In realtà, vedendola montata lì, adesso che ne abbiamo montato una grossa parte, vedendola montata lì, vedendo la qualità del lavoro che è stato fatto internamente, esternamente, le finiture e tutto, devo dire che è veramente una roba interessante, una struttura che potrebbe anche, come vogliono fare i progettisti, potrebbe essere una cosa adottabile in tante altre varie situazioni. Per me è una cosa bella.